Oddio, mi hanno rubato la playlist. Questa scena è realmente accaduta. Mi ricordo una volta anche un amico, insomma, mi chiamò per una serata. Sembrava fosse la serata dell'anno. No, guarda, qui un cliente importante mi ha chiesto un DJ veramente bravo, so, insomma, uno della musica come fai te, quella bella, raffinata, giusta. Di lì in poi iniziò una serie infinita di conversazioni nel quale mi chiedeva le foto, il logo, il video e la playlist. Ci sentiva tutti i giorni, neanche come se fossero fidanzatini. Quando finalmente gli mando la playlist per email, puff, sparito. Lo raccontai una sera a un evento e il ragazzo dell'agenzia mi rispose: "Ah, Nejo, come sei ingenuo. Questo qui voleva semplicemente rubarti le playlist." E io ho risposto come risponderei a ognuno di voi, ho detto: "Ma le mie playlist sono pubbliche, basta chiedere, cioè che problema c'è?" Almeno una volta l'anno qualcuno puntualmente mi fa tutta una serie di richieste, compresa una playlist, e poi mai una volta che la serata si sia fatta davvero. Allora, questo video non è per sfogarmi. Non me ne importa niente, neanche per parlare di come promuoversi al meglio, fare un video giusto. Questo ne parleremo a parte in un'altra occasione. È una specie di tutorial su come comportarsi con questi personaggi perché il mondo ne è veramente pieno. Non ci credo che li trovi tutti soltanto io. Tre punti rapidissimi per capire come muoversi in queste situazioni. Prima di tutto, non perderci assolutamente tempo. Queste persone non sono come noi che lavorano a diritto. Queste persone hanno un sacco di tempo a disposizione e spesso ti chiamano per una serata e ti raccontano la storia della sua vita. Bene, tagliare corto, sempre, tanto si sa come va a finire. Se la serata si fa, si fa, se la serata non si fa, non si fa. E allora non stiamo a passarci le ore a telefono, in chat, eccetera. Oh, guarda, sto lavorando, mandami un'email, mandami un messaggio. Rapidamente, non ci stai a perdere le ore. Punto numero 2, fai quello che ti chiedono e nella maniera più rapida possibile. Se c'è bisogno di un video, gli mandi il video, se c'è bisogno di una playlist, è bene avere delle playlist che raccontano quello che fai, perché in qualche modo ti identifichi molto rapidamente con un po' di musica. E allora non stare a lamentare se ti chiedono una playlist, è bene averla pronta, anche più di una. Io ne ho un sacco sul mio Spotify. In base alle occasioni, in base a quello che voglio promuovere di me stesso. La prendi, gliela mandi. Se ti chiedono la musica, lei la prendi, gliela mandi, tanto ce l'ha una cartella adatta. E così via. Il video è bene averlo. Se il video non va bene, pace. È sempre andato bene, ha sempre funzionato. Non è che mi metto a fare un video per quello che mi chiedi te. Non ha senso. Il mio video è questo. Io sono questo. Se ti va bene, sono così. Altrimenti, chiama qualcun altro. Si ritorna al punto numero uno, perderci meno tempo possibile, però fare queste cose, non trascinarle, rispondere subito, essere pronti, tanto saranno loro a sparire e a smettere di rompere le scatole. Anche perché puntualmente, questa è una grande massima, più pretese hanno, più richieste hanno, meno pagano. E allora, bene, sempre dedicargli il minimo tempo indispensabile e soprattutto essere rapidi nel dare quello che ti chiedono. Punto numero 3, farsela piglia bene, prenderla a ridere, non prenderla troppo sul serio, non prendersi troppo sul serio. Il nostro ambiente è pieno di tanta gente interessante, quanti sono gli sfigati? E puntualmente dovrai convivere sia con quelli che con quegli altri. Agli sfigati, sempre si ritorna al punto numero 1, bisogna dedicarli il meno possibile, ma neanche ci puoi fare niente, saranno sempre così, non li cambi. E allora, non prendersi troppo sul serio, non farsela prendere male, non avvelenarsi il proprio fegato. Ne va soprattutto della propria salute e della propria identità. Se sei bravo, lavori e anzi, sono loro che hanno da prendere qualcosa da te. E se vogliono prendere qualcosa da te, glielo dai perché non è nessun problema, non è un segreto. Se lavori è perché hai delle qualità. E allora, condividile con gli altri. Non è come quando andavi a prendere dischi a Londra e ce l'avevi solo te, non è più così, sono cambiati i tempi. Ora tutto è pubblico e se lavori è per tutta una serie di fattori, non è soltanto per il disco, per la musica. Quello è uno degli aspetti. Condividi pure con gli altri. Ricorderò sempre quella volta che mi chiamarono per una serata a Venezia.
Ah, guarda, ci vuole uno con la Muse MT3, quella bella, super, figa. E allora iniziò tutta una serie di tiritere, l'email, qui tutta la descrizione, no, sai perché il nostro evento corre qui, là, tutti questi paroloni, eccetera, eccetera. Quando però si trattava di chiedere una conferma, le risposte erano sempre molto vaghe. Io avevo già un volo fissato per Parigi ed ero sicuro che la serata non ci sarebbe stata. Però che fai? Gli dai soddisfazione? No, la porti avanti così, gli mandi le tracce. No, bellina questa. Alla fine dissi, guarda, ma si può avere una conferma così tanto per organizzarsi? E non ebbi mai più risposta. Io ero super tranquillo nel mio volo, con la testa ero già in vacanza. E questo esempio me lo porto dietro sempre, perché veramente quando ti capitano queste cose, se uno lavora perché è bravo, lasciatele scorrere addosso. Fammi sapere cosa ne pensi, se ti sono capitate delle cose di questo tipo, dei personaggi di questo tipo. Continua a seguirmi su Essere DJ Oggi e alla prossima.